Passiamo a un'altra interessante relazione che verrà fatta dal dottor Zingarini da Perugia, che ci parlerà invece di un altro sistema che consente procedure one shot ma che utilizza il freddo, la crioablazione. Grazie. Buongiorno moderatori e colleghi, un ringraziamento all'amico Stefano Nardi per il gradito invito. Iniziamo a parlare di questa tecnologia one shot, l'ha introdotta Piero Maia, una tecnologia one shot, e la crioablazione è una nuova metodica che viene fuori nel mercato dei prodotti per l'ablazione della fibrillazione atriale negli ultimi tempi. Per andare avanti, scusa, successi. Ok, va bene. Qual è la sua cronostoria? Viene introdotta nel 2001, tra le altre cose il professor Montenero ne è un pioniere nell'uso nelle tachicardie nodali e nel flutter atriale, e viene sviluppata con l'utilizzo del pallone per quanto riguarda l'ablazione dei polmonari, viene acquisita da una compagnia e data un'approvazione dell'FDA nel 2010 con uno studio che è lo stop trial, dove si vedeva come la crioablazione era superiore al trattamento farmacologico per quanto riguarda il trattamento della fibrillazione atriale, con un outcome sicuramente migliore. Nel 2011 viene implementato questo pallone con un catetere circolare mappante all'interno. Nel 2012 viene ulteriormente implementato il pallone con una tecnologia migliore per ottenere delle lesioni migliori, e anche i sistemi di introduzione riescono a far usare questo pallone in modo più adeguato, e finché al giorno d'oggi noi abbiamo un'indicazione per il trattamento della fibrillazione atriale con crioablazione. Il sistema è abbastanza semplice, un pallone che si gonfia con l'idea di andare ad occludere le polmonari, il quale viene refrigerato da un gas di azoto, un introduttore che ci permette di posizionarlo e una guida interna che è stata sviluppata negli ultimi tre anni con degli elettrodi, in modo tale che con la stessa guida con cui si riesce a posizionare il catetere si può anche mappare e testimoniare l'avvenuta deconnessione delle vene polmonari durante la refrigerazione della vena stessa. Esponenziale è stato l'implemento di questa metodica, e al giorno d'oggi oltre 70.000 pazienti sono stati trattati con questo tipo di procedura. Ma andiamo a vedere rapidamente l'efficacia in acuto. Ci sono diversi studi clinici che hanno dimostrato in questa metanalisi di Tandrade come in acuto si ha un isolamento delle vene polmonari superiore al 98%, e questo è migliorato ulteriormente dal nuovo pallone. Questa metanalisi è stata fatta con il vecchio pallone, dopo vedremo le differenze. E se noi andiamo a vedere dei preparati istologici di animali, vediamo come in casi di tentativo di isolamento di vene con un pallone che non freddava come fredda il nuovo pallone, si potevano generare dei gap, i quali non sono, sono meno probabili nell'isolamento con il nuovo pallone. Questa metanalisi ha messo anche in rapporto la radiofrequenza con la crio. Neanche ci perdo tempo, in quanto è una metanalisi, quindi i due risultati differenti sono poco paragonabili tra di loro, quindi non è uno studio di confronto diretto, quindi comunque sicuramente sovrapponibili le due metodiche. Queste metodiche sono state anche matchate con altri tipi di energia, irrigato punto punto, oppure con la mesh. In questa lista di studi viene riportato questo successo di radiofrequenza della mesh ablator del 44% rispetto al criopallone, un risultato abbastanza deludente, considerato che nel mio laboratorio fino a tre anni fa abbiamo fatto uso di mesh ablator con risultati più soddisfacenti.
E a 12 mesi come va questo pallone? Beh, questo studio non ha dimostrato una efficacia così marcata rispetto alla radiofrequenza, però se andiamo ad analizzare i sottogruppi dove tutte e quattro le vene venivano bloccate, l'efficacia è sovrapponibile. A lunga distanza? Beh, a lunga distanza abbiamo che in questo studio di Newman al follow-up a 5 anni il 53% dei pazienti in tutta la casistica mantengono il ritmo sinusale e in quest'altro studio di Vogue lo stesso il 60-61% e 76% rispettivamente se si prevedevano procedure multiple. E nel lungo periodo, quindi del 29% per la radiofrequenza con la singola procedura, questa del gruppo di Esseger, con procedure multiple si arrivava al 63% e in quest'altro gruppo di Cook 79% a 4 anni e mezzo con procedure multiple. Per andare ad analizzare questa efficacia nel lungo periodo con il criopallone è stata analizzata inizialmente questa coorte di 163 pazienti dal 2005 al 2007 dove si aveva un'elevata probabilità di successo in acuto e la complicanza più temuta, si dice sempre che il criopallone sì bello però c'ha la complicanza della paralisi del nervo frenico. In questa serie di pazienti l'8% aveva avuto la paralisi del nervo frenico alla fine di procedura ma questo autore dice che al follow up tutti i pazienti avevano recuperato e come detto la percentuale di successo a 5 anni era del 53%, però se andavamo a vedere i sottogruppi, quelli con l'atrio più piccolo e quelli senza insufficienza renale, la percentuale di successo saliva di 20 punti. Quindi cosa possiamo dire? Che il successo in acuto è abbastanza alto e praticamente si può confrontare con studi di lungo termine con la radiofrequenza e quantomeno non è inferiore rispetto alla radiofrequenza nel mantenimento del ritmo sinusale e questo autore dice anche di discutere la strategia anche con il paziente per stabilire qual è la migliore strategia per quel paziente. Un altro studio che deve essere uno studio nel lungo termine di VOT si propone di arruolare, ha arruolato 605 pazienti tra luglio e agosto del 2011 e ha avuto un successo in acuto 91% di isolamento delle polmonari e follow up con procedure multiple arriva fino al 75%, con eventi avversi significativi 2% e 1,7%. Vedremo successivamente che questa incidenza di complicanze non si discosta molto dalla survey di Cappato. Questi pazienti sono stati arruolati, quindi questo è il disegno dello studio, non stiamo a perderci tempo, ma quello che vediamo è che man mano che si acquisiva manualità nell'uso del pallone e con l'introduzione in questo caso di quel catetere mappante interno si diminuiva sia il tempo di procedurale che il tempo di scopia. Un'osservazione sulla paralisi del nervo frenico. Nella maggior parte dei casi veniva ottenuta con un pallone di diametro minore. Questo perché? Perché il pallone penetrava più all'interno delle vene polmonari e determinava una maggior incidenza di paralisi del nervo frenico. Anche in questo caso la maggior parte dei pazienti ha recuperato. Il successo procedurale 61-51%, sia senza periodo finestra che con periodo finestra, e con procedure multiple si arrivava fino al 76% senza, con periodo finestra. Studi in procinto di essere effettuati, questo del gruppo di Cook per investigare l'efficacia della radiofrequenza, della crioablazione verso la radiofrequenza, ICE trial, oppure questo cryo freeze trial per indagare come la prima terapia, come first line therapy per la fibrillazione atriale, crioablazione verso radiofrequenza.
quindi aspettiamo questi dati per capire se quale sarà la giusta strategia e quale sarà la giusta energia da adottare. La discussione da fare è intanto che la procedura deve essere fatta bene, quindi l'occlusione deve essere adeguata della vena per avere un adeguato contatto del catetere su tutte le parti della vena, e che variazioni anatomiche possono influire su questo contatto. È chiaro che se ho delle anatomie non standard, tra virgolette, è più difficile ottenere un isolamento rispetto a delle anatomie più semplici. E logicamente più è difficile isolare la vena, maggiori applicazioni sono richieste, e magari dei bonus con dei cateteri. Ecco perché è nata la seconda generazione del pallone, in cui, mentre nella prima veniva gelata soltanto l'equatore del pallone, nella seconda versione è gelato praticamente la seconda metà del catetere, per un aumento degli iniettori all'interno, quindi la maggior parte, diciamo dal medio distale del catetere, è completamente gelata, e questo consente nell'ottenere una maggior probabilità di isolamento delle vene polmonari. Logicamente, se abbiamo un equatore che non comporta un ottimale, anche se l'occlusione è ottimale, un ottimale contatto, in questo punto la vena non viene isolata. Se invece mettiamo un catetere che è completamente raffreddato nella parte distale, è chiaro che la probabilità di avere una deconnessione al primo colpo è più alta. Lo stesso anche nel lungo periodo, questa nuova versione di pallone è più efficace. Nel primo schema è dimostrata la differenza tra il nuovo e il vecchio pallone in termini di isolamento delle vene, e nel follow up a 12 mesi in termini di efficacia superiore all'80%. Qui è una serie di studi dove si va a valutare il follow up a un anno, in questo caso del gruppo di Bruxelles, dove praticamente si dimostrava come c'era un follow up a 12 mesi che mostrava senza farmaci un 78% di permanenza a ritmo sinusale. E lo stesso quest'altro gruppo, dove nel lungo periodo si dimostrava un'efficacia dell'80% a 3 mesi, e in questa serie erano previsti sia i parossistici che i persistenti. Un discorso a parte va fatto per i persistenti: come detto fino ad ora, trattare con una tecnologia one shot un persistente io lo farei non alla prima procedura, nel senso non tratterei un persistente con una tecnologia one shot e utilizzerei magari fonti di energia alternativa. Questo nuovo catetere, scusate, evitiamo queste che tanto. Allora, il successo quindi della prima generazione è sovrapponibile al secondo, però si migliora praticamente gli outcome ai 12 mesi e si arriva all'84% dopo singola procedura. Come ha fatto vedere Piero prima, le tecnologie one shot riducono il tempo di occupazione del laboratorio, dell'occupazione del medico e del tempo di fluoroscopia e del tempo di procedura, ma se noi andiamo ad analizzare i vari sottogruppi, è secondo il criopallone soltanto al PIVAC, quindi alla tecnologia mostrata prima da Piero, e quindi diciamo che rispetto alla radiofrequenza ha un tempo di procedura nettamente minore. Quindi tempi procedurali in questo report di vari studi attestano intorno ai 90 minuti, alcuni più, alcuni meno, e il tempo di fluoroscopia intorno ai 20 minuti per quanto riguarda le due casistiche. L'isolamento con solo pallone avviene quasi superiore al 98% dei casi, con delle applicazioni per vena una e mezzo di media per ogni vena, e una single shot di circa il 60%, quindi è necessario un solo tiro per isolare la vena.
Il time to effect non è altro che il tempo che impiega la vena ad isolarsi, e questo noi lo possiamo testimoniare grazie al catetere che possiamo mettere dentro e possiamo utilizzare nel vedere i segnali mentre, l'ablazione viene fatta. In questo caso, durante l'ablazione c'è una scomparsa dei segnali, e dall'inizio della crioablazione fino alla scomparsa dei segnali questo tempo è chiamato il time to effect. Più è basso il time to effect, più è elevata la probabilità che la vena rimanga isolata. E questo studio del gruppo di Bruxelles ha dimostrato la fattibilità di questa metodica, e anche la possibilità che i tempi procedurali sicuramente si riducono, e anche i tempi di fluoroscopia quando si usa un catetere all'interno del lume, piuttosto che fare il cambio di catetere, mettere il lasso e rivalutare i segnali dopo. Possono essere mosse critiche dicendo però il catetere ha soltanto 8 poli, quindi il suo mappaggio potrebbe essere non discreto. Nel nostro centro siamo stati sfiduciati di questo, e quindi abbiamo voluto testare l'effettivo isolamento con un sistema di mappaggio. In questo caso si dimostra come sono state completamente isolate le vene anche se il mappaggio era di 8 poli. Per quanto riguarda la sicurezza, le complicanze sono più o meno quelle della serve di cappato. L'unica cosa è che la fistola atrioesofagea, seppur in incidenza minore, è più pericolosa. I pazienti che hanno avuto fistola sono morti, quindi praticamente l'incidenza di morte in fistola atrioesofagea in soggetto che fa una crioablazione è più pericolosa. Questo però è controbilanciata da una minor incidenza di presentazione. E per quanto riguarda la paralisi del nervo frenico, questa viene soprattutto per il trattamento delle vene settali, e quindi viene determinata per una lesione da energia del nervo frenico. In questa report che avevamo visto prima erano stati molti i casi, tant'è che, visto che i pazienti erano 160, in cui 80 hanno fatto il vecchio pallone e 41 il nuovo pallone, se noi andiamo a vedere quant'era l'incidenza della paralisi del nervo frenico, è una percentuale non tanto rassicurante. Diciamo che nel nuovo pallone c'era un 20% di incidenza, praticamente 13 pazienti erano andati incontro su 13 pazienti erano andati incontro a questa paralisi del nervo frenico. Però 5 di questi, soltanto uno al follow up lo ha mantenuto. E noi come facciamo a vedere la funzionalità del nervo frenico? Stimoliamo dal punto di vista della parte distale e andiamo a vedere la contrazione del diaframma. Se durante l'erogazione abbiamo una perdita di questa contrazione del diaframma, si deve stoppare l'energia, perché evidentemente il nervo frenico sta per essere lesionato. Quindi è raccomandata questa manovra per stimolare. Per quanto riguarda le conduzioni, quindi le conclusioni, la crioablazione è efficace nel trattamento della fibrillazione atriale. I dati, 70.000 pazienti, quindi può essere una procedura che ormai si può dire standardizzata. L'outcome a 5 anni del primo pallone è un outcome sovrapponibile alla radiofrequenza, e per i nuovi palloni c'è una efficacia superiore a quella del vecchio pallone. La paralisi del nervo frenico è un problema che certe volte può essere superata con delle piccole manovre e di posizionamento del pallone, e sono in atto degli studi per valutare l'efficacia di questa metodica come first line therapy. Grazie per l'attenzione. Volevo chiarire un punto, secondo me importante. Parlavo della lesione esofagea. La maggior parte dei report sono tutti pazienti in cui hanno fatto 10 ore di ablazione. Va chiarito, perché non sembra che sia più grave, che non si rimargini, un altro discorso. Dal punto di vista dell'incidenza, in realtà da tutti i pazienti deve leggere. Sì, è molto bassa, assolutamente. Solo in casistiche selezionate, appunto con procedure molto lunghe, si è registrata questa problematica. Sinceramente nel nostro centro non abbiamo mai avuto problemi. Anche noi, 90 pazienti fatti senza problemi.
Io la vedo come la terapia di poche cose, mi sono innamorato in elettrofisiologia, il criopallone è una di quelle cose che mi ha fatto innamorare di sé. Secondo me c'è, secondo te, prospetticamente, un confronto radiofrequenza criopallone come uscirebbe? Io mi sono innamorato di questa tecnologia, sono 3 anni che la sto praticando. Il problema di questa tecnologia è una paura dell'elettrofisiologo che venga messa in mani non adeguate, perché sennò si genera quello che diceva prima il collega che ha fatto la procedura, che noi la tecnologia ben venga, però deve essere messa in mano adeguate. Se noi pensiamo che questa tecnologia la possa fare anche un non elettrofisiologo, immaginiamo che cosa può venire fuori. Quindi teniamola stretta noi e chi la sa fare la facesse e la tenesse stretta. Questo secondo me è la raccomandazione che dobbiamo dare. Decide il mercato. Infatti quello è. Gianluca, ti faccio complimenti per la relazione. Grazie. Volevo farti una domanda. Consigli anche in questi casi, come spesso accade quando facciamo l'elettroanatomico, di fare una TAC prima della procedura per capire se l'anatomia è utile, diciamo, è adatta o meno a ricevere un'ablazione con pallone? Allora, nell'iniziale esperienza noi avevamo deciso di trattare qualsiasi paziente, poi avevamo visto che c'erano delle anatomie complicate che ci richiedevano dei touch up con radiofrequenza, e personalmente, anche se sono stati fatti studi, andare a bruciare dove prima si è gelato ne ho sempre un certo timore, e quindi noi facciamo sempre un TAC al paziente per vedere l'anatomia. Se l'anatomia è favorevole, soprattutto le vene non sono troppo schiacciate e sono ben distinte, allora andiamo con la radiofrequenza, con la crio, se no facciamo radiofrequenza. Bene, grazie. Prego. Nell'antro comune come ti comporti? Scusi, posso? Nell'antro comune come ti comporti? Perché il pallone spesso non fitta bene. Cioè nell'antro comune faccio la radiofrequenza, faccio prima l'imaging proprio per togliermi queste problematiche qui, e soprattutto tratto i parossistici, perché io credo molto nella first line therapy dei parossistici. Sì, solo dei parossistici. Sono d'accordo. Per la crio solo parossistici, sì. Bene, grazie.